amici follower, benvenuti e ben ritrovati sul canale di TV Serie 80. Oggi parliamo di unboxing, di un model kit che io attendevo già da tempo, da quando l'hanno annunciato circa a ottobre. A metà dicembre mi è arrivato, oggi facciamo proprio questo video dettagliato, quindi vi farò vedere tutto il contenuto della confezione e sto parlando del Mazinger Kaiser Infinitism. È finalmente è arrivato, serie HG distribuito da Bandai, come potete vedere il logo blu. Quindi serie Infinitism, andiamo a vedere su questo lato tutte le varie posizioni del Mazinger Kaiser. Guardate, spero che riusciate a vedere bene questa carrellata di immagini, veramente stupenda. Ecco qua, Plastic Model Kit Mazinger Kaiser Infinitism, veramente qualcosa da collezione. Allora follower, il prezzo io l'ho pagato 70 euro, è qualcosa di veramente incredibile per tutti i collezionisti, lo devono veramente avere. Guardiamo anche questo lato qua, la scatola già mi fuoriesce perché c'è talmente tanti pezzi che ecco qui, come potete vedere non sta neanche chiusa. Oh, andiamo a vedere il contenuto, mettiamo via. Tanta roba follower, tanta roba. Allora partiamo con questo qua, ecco qui, questo primo sacchetto, ecco, andiamo a posizionare qui, altro sacchetto, ah guarda, guardate follower che bellezza, è montato, deve essere qualcosa di incredibile. Poi guardate qui che roba, ecco qua. Abbiamo questi qui, qualcosa si intravede già dal sacchetto, le spade, guardate che spade, le lame poi delle spade, non so se le riuscite a vedere, no, incredibile. Poi qui abbiamo il piedistallo con i vari supporti, ecco qui, qua ormai non ci sta più niente, veramente tanta roba, questo qui, olè, ormai abbiamo finito, ecco qua ci sono le super ali, guardate, saranno 20 cm minimo, se non di più. Qualcosa di mai visto,
poi abbiamo gli ultimi due, questo qua, ecco, e questo qui. Boh, ci abbiamo nei modellini precedenti non c'era, e il manuale dove ci sono tutte le istruzioni del montaggio. Guardate che bellezza. E qua il modellino montato, eh. Ale, vi ho già fatto vedere tutto il contenuto del Mazinkaiser Plastic Model Kit serie Infinitism. Ora follower lo vado a montare, e quindi ci vediamo presto, così vi farò vedere tutti i dettagli e gli accessori che compongono questo robot. Ecco follower, finalmente sono riuscito a montare tutto il model kit di questo Mazinkaiser della serie Infinitism HG scala 1.144, ma guardiamo insieme le dimensioni, sono 20 cm. Qua in alto vediamo che c'è il Kaiser Builder all'interno della testa, tutti gli arti, tutte le gambe si muovono tutti, sono tutti snodabili, la testa si può girare avanti e indietro, questi coprispalla sono veramente fatti bene, guardate anche nei dettagli come è stato realizzato. Qua nella schiena ci va attaccato, che adesso lo vedremo insieme a voi, il Kaiser Scrander, è qualcosa di veramente incredibile. Vi ripeto, tutto rigorosamente il montaggio è facilissimo, non c'è bisogno di colla, è tutto incastro. Attenzione nel staccare i pezzi, questo ve lo voglio ricordare, però è veramente fatto bene. Allora andiamo a vedere il Kaiser Scrander, è qualcosa di veramente incredibile. Eccolo qua, vedete follower, queste ali si muovono e si aprono, guardate che bellezza, guardate che bellezza come è fatto bene nei dettagli. L'apertura alare del Kaiser Scrander, che poi, come vi ripeto, si mette nella schiena, è di 42 cm, avete capito bene, 42 cm, così aperte. Quando le richiudiamo tutte, sono 26 cm, di qualcosa di mai visto, bellissimo, magnifico, da collezione. Questo è il Kaiser Scrander. Adesso ve lo faccio vedere montato, così potrete accorgervene della differenza, eh? Eh sì, fa la differenza, guardate. Ecco qua il Mazinkaiser con le super mega ali, cioè il Kaiser Scrander attaccato dietro, è veramente di qualcosa fantastico, stupendo, è veramente meraviglioso. Ma non solo c'è questo come accessorio, troviamo anche tre tipi di spade, diciamo spadoni, che adesso ve le mostro, eh. Questo è uno spadone più piccolo, è uno dei più piccoli, guardate questa spada. Comunque alla fine del video vi farò
una panoramica dettagliata con le ali aperte e anche con le ali chiuse, quindi state sintonizzate. Ecco, questa è la spada più piccolina. Io ci ho già messo i pugni perché ci sono anche altri due che servono per tenere le spade. Vedrete anche questo tutto alla fine, che poi ce n'è un'altra più grande che è la Final Kaiser Blade. Quell'altra si chiamavano Kaiser Blade, quelle più piccoline. Questa è la Final Kaiser Blade, guardate se è grande. Anche questa non scherza, è quasi 20 cm. Anche qua io ci ho messo l'altro pugno. Guardate nei dettagli, vediamo se il focus. Guardate se è bella. Guardate. È grande quasi come il Mazinger Kaiser, proprio 20 cm. Fantastico, fantastico. Poi troviamo un'altra Kaiser Blade, sempre da mettere nell'altro pugno, veramente veramente bello. E poi abbiamo anche un Kaiser Pilder piccolino, guardate se carino questo, non si mette nella testa, Questa è una cosa in più che Bandai ha inserito nella confezione, ma è fatto veramente veramente bene. Bellino da matti. No, qualcosa di fantastico. Adesso lo appoggio qua, così vi rendete conto anche voi della dimensione. Guardate, c'è piccolino. E poi infine troviamo due fuochi da attaccare ai pugni. Eccoli qua, questi due. Ora vi lascio a una panoramica con tutti i dettagli in Mazinger Kaiser con le varie posizioni. Quindi con le ali aperte, con la Final Kaiser Blade e con le Kaiser Blade. Noi ci vediamo alla prossima, in un prossimo video. Mi raccomando, spolliciate se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, vi ricordo di cliccare sulla campanellina che trovate in alto per essere sempre sintonizzati su questo tipo di video. Alla prossima, ciao a tutti!